Ti servono crediti per FIFA 19? Utilizzando il codice Joker puoi avere il 10% sui crediti extra e il 20% sui loot dollars. Trovate il link di Footloot in descrizione. Ragazzi, bene, ritornate al vostro Joker. Siamo tornati, signori, di nuovo su un Pro Club, ragazzi. Sul video del Pro Club. Visto che me l'avete chiesto questi giorni in tantissimi, raga, mi ha detto: ma gioca, ma il Pro Club, ma non lo fai più? Certo, ragazzi, ero concentrato a fare queste cavolo di sfide del 193 dell'icone e di mia sorella, ragazzi. Cioè, si stanno queste sfide e non riesco a farle. C'è gente che mi manda un altro po' di 194 e io neanche riesco a fare il 193. Comunque, ci dedichiamo in questo video, ragazzi, dove andremo a giocare le nostre due partite di Pro Club. Vediamo se riusciamo a far crescere il nostro giocatore. Quindi, ragazzi, il tempo che ovviamente entrino i baldi giovani e andiamo subitissimo a giocare. Mi raccomando, ragazzi, un bel like per Giochigno, per sostenere sempre questa serie del Pro Club. E ragazzi miei, vediamo se tante volte riusciamo a crearci anche un'altra serie un po' più particolare, sempre per quanto riguarda il Pro Club, semmai con altri youtubers. Ci siamo, ragazzi. Mi sono preso e mi sono riuscito a prendere, ovviamente, ragazzi, alla sinistra, perché il mio è un giocatore di alla sinistra. E quindi, ragazzi, vediamo un pochettino il nostro bel nanetto, il number 19 Joker, se riusciamo oggi a portarci a casa almeno un bel gollettino oppure qualche bell'assist. Speriamo ovviamente di non trovare qualche player che ovviamente fa come cavolo gli pare, che non passa il pallone. Quindi dobbiamo solamente pregare che tutto va bene. Ok, si inizia, ragazzi, tocco subito il pallone per primo. Giocherigno che già perde la palla. Bravo Simoncino. Ma io non capisco perché il mio c'ha quei capelli brutti a caschetto. Ma veramente comunque è brutto, ragazzi. Bellissimo. L'abbiamo visto sopra, vai tranquillo che ci pensa Giocherigno. Ci pensa Giocherigno. E non sono alto, non ho altezza, raga, sono alto mezzo centimetro io. Lo vedi, Joker? Lo vedi, Giocherigno? No, vabbè, bravo, va bene. Pensavo me la passassi, se fossi stato più intelligente forse me la passavi. Invece no, è fatto come te pare. Io rimango sempre un po' fuori, raga, perché tanto il pallone a me non mi arriva. Dai, ti porto via il giocatore, vediamo se tante volte... qua arriva, ma sta lontano. Vai! Madonna mia, potevi farlo quel golletto. Aia, contropiede. Contropiede che non ci voleva, raga. Quello probabilmente c'ha un Ibrahimovic. Quello è completamente Ibrahimovic. Oddio, meno male non gli è arrivato. Oddio, no. Via con sta palla. Meno male, raga. Meno male. Bravi. Brava, va bene. Vai. Ce l'hai. Mamma mia, raga. Però mi piace. Mi piace questo team, raga. Perché il pallone ce lo stiamo passando bene. Mi piace. Sono contento. Dai. Vediamo se tante volte riusciamo a prendere. Dai. Bravo, va bene, dai. Ci è piaciuta l'iniziativa. Ok, mi hanno fatto il fallo, ma continuate senza di me. E invece no, l'arbitro ha stoppato il gioco, ragazzi, perché questi maledetti mi fanno i falli. Non potete permettere a farmi falli a me. No, perché vi tira, sei chiamata là? Ma sei un pazzo criminale. Meno male che questo... No, se era fermato ci ha fatto la furbata a tutti. No, gli ha dato il calcio di rigore. No, regà, gli ha dato il calcio di rigore. Dai. Magari lo sbagli. Sì, l'ha sbagliato. L'ha sbagliato, raga. Dai, raga. Bravissimo. No, fallo. Va bene, raga. Mazza, mi piace sta squadra. Sto team mi piace, raga, perché ce la stiamo passando. Sono bravi. Almeno non fanno gli egoisti. E cerchiamo di giocarci in maniera decente il pallone. Dai, no, gliel'avevo tolto bene il pallone. Gliel'avevo tolto bene, ragazzi. Ci ho avuto un rimpallo a culo proprio. 1-0 per la squadra avversaria. No! Vabbè, ci ha tirato quello, ragazzi. E filtrava sto pallone. Mannaggia la miseria, che sfiga. Vai, bravissimi. Bravi, non te lo cagare. Ma sei una caccolina, tira! Ma no, non ci credo! A porta vuota il computer, ragazzi, a porta vuota! Raga, non ci credo! Ma pure quell'altro cosa hai fatto, no! Bravi, dai, oh! Se ti caghi pure il secondo sei... Oh, dai, bitch, così si gioca! Dai, raga, così si gioca! Ammazza, vedi... Questo mi piace del Pro Club. Cioè, mi piace del Pro Club. Mi piace questo se troviamo gente come questa, raga. Perché, bene o male, stiamo facendo delle belle azioni. Tutti ce la stiamo giocando. Ma come cazzo parlo? Tutti ce la stiamo giocando molto bene. Mi piace, raga. Ci stiamo passando sempre i palloni. Abbiamo creato una bella azione. E ovviamente il risultato è uscito fuori.
Mamma mia, Jokerinho tira un missile. E Joker! Come non è andato questo pallone, raga? Come non è andato? Qui ci meritiamo la vittoria, baby. No, no, sta solo, sta solo. Sta solo. Ma dai, ma che vittoria è meritata questi che c'hanno, raga? Ma che vittoria è meritata faranno questi, raga? Ci devono stare con la... devono stare con la colpa, devono stare con la... tutto il giorno che dicono, madonna mia che partita che ho vinto, c'ho un culo e devono andare a pregare 10 volte al giorno. Ma dai! Dai, Joker! Mamma mia, raga! No, vabbè, ma ci dice male. Ci dice male, ragazzi. Ma dalla sotto a me! Ma dalla sotto a me, che cavolo ti costa? Dai! Se me la dava sotto, raga, vedi, queste sono proprio occasioni sprecate. Amico mio, se me la davi sotto era tanta roba. Madonna, sarà bella, raga. Madonna, sarà bella. C'è una sconfitta ingiusta, raga. Cioè, veramente, qua sotto nei commenti dovete dire la sincera verità. Se ci meritavamo la vittoria io col mio team oppure l'avversario. Cioè, l'avversario hanno fatto pochissimi tiri e sono riusciti a fare il gol. Noi che ce la siamo giocata pure bene. Niente, ragazzi, ci ha detto male. Ci andiamo a giocare la seconda partita. Ci siamo, ragazzi. Seconda partita. Speriamo di ritrovare dei player come prima che passano il pallone. Ecco, questo già mi sta sulle palle. Già partimo malissimo. Speriamo, raga, speriamo di trovare qualcuno di buono e non egoista. Ma secondo me sì. Secondo me si prospetta una partita ricca e piena di egoisti qua proprio. Ma sarà una cosa incredibilmente incredibile. Dai che ti ho visto, amico mio. Dai che ti ho visto. Oh, bravo. Bravo. E daglielo. Mamma mia cazione, raga. Mamma mia cazione. Signori, Jokerinho. Bravo, io filtrante per lui. Lui che me l'ha ridata a me. E io che me la sono richiamata dal computer, raga. Bello, bellissimo. E Jokerinho trova all'ottavo minuto il primo gol che sblocca questa partita. Questa partita. Bene, bene, bravi, dai. Dai. No, 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 così no, perché dai palle alte? Giochiamo palla a terra, per favore, non facciamo le baggianate, eh. Mamma mia, è subito, ragazzi, ci sta. Altro primo tiro per l'avversario. Primo gol, uno pari. Noi abbiamo dei problemi nel nostro team, raga. Ci sono delle persone che non passano il pallone. Tipo questo qua, sto scemo di guerra. Il problema è che quelli dall'altra parte se la giocano ancora meglio. No, ma noi abbiamo il portiere, raga. Ma ci abbiamo proprio il portiere noi. Allora qua dovevamo essere avvantaggiati col portiere, ma mi sa che scemo un portiere un po' pazzo. Esce e fa come gli pare. Bravo. Così mi piace. Così mi piace. Io ti vedo sempre, amico mio. Ti metto dei palloni che sono veramente incredibili, incredibilosi. Sono morto. Oddio, gol! C'è entrato, va bene se c'è entrato lui? O cambia qualcosa? Dai che tu, amico. Vai che tu, baby. Tiraci. Provaci. Non posso prenderla, raga, stavo fuori gioco. No, non fa sti falli. Non li fare. Questo è il cartino rosso, ma se tu tanto ci sta bene. Vai. Vai, con l'opportunità della vita. Era l'opportunità della vita. L'opportunità della vita, raga. Dai! Ma che cos'è sta roba? Ma che cos'è sta roba? Mamma mia! Come stava andando Jokerinho? Gli stavo tirando una sassata incredibile. Mamma mia, raga, la partita sta prendendo un ritmo abbastanza elevato. La partita si sta svolgendo abbastanza elevata. No, guarda come ci hanno fregato all'86esimo. Dai, ragazzi. Però ci sta bene perché stiamo a fare i mongo gogoli. Niente, ragazzi, ci ha detto male. Ci ha detto male, ragazzi, termina anche questa partita. Però comunque ce la siamo giocata bene. Mannaggia i sandali. Mannaggia quei sandali puzzolenti, però. Porca vacca. Forse possiamo far crescere un pochettino. Cioè, in trasferta però ci hanno distrutto 17-9, 9-4, raga. Abbiamo fatto pochissimi tiri. Abbiamo pensato troppo a fare un po' gli sboroni un po' lì in mezzo al campo. Non va bene così. Non va bene. Ci ha detto male comunque entrambi le partite. Ci ha detto veramente male.
Niente, va bene ragazzi. Allora signori, che dire, questo appuntamento è giunto a termine. Spero ovviamente vi sia piaciuto. Mi raccomando, vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentate, condividete, passate alla pagina Facebook e nel mio profilo Instagram. Trovate tutti i link nella descrizione. Cliccate anche il link in GKR qua sotto ragazzi, per iscrivervi al canale. Cliccate qua per vedere altri due video se tante volte ancora non l'avete visti. Cliccate la campanella per non perdere nessun video. Noi ci vediamo con un prossimo appuntamento. Ragazzi, dobbiamo continuare questo Pro Club e dobbiamo per forza portarci avanti e creare un giocatore, un fenomeno assurdo. Al prossimo video, ciao ragazzi.